Eccoci, benvenuti a un'altra puntata di Trieste in diretta. Come sempre staremo assieme per un'oretta e mezza circa fino alle 19:30. Io chiedo scusa ancora una volta, ho dimenticato gli occhiali e quindi ho questa cosa che mi costringe anche a guardare un po' di sguincio gli ospiti, che non è esattamente bello, ma insomma abbiate pazienza, la prossima settimana sarò più attento. Nostra ospite per la prima parte di questa puntata è la collega giornalista Erika Cugliat. Grazie Erika per essere venuta a trovarci. Grazie a te. Peraltro svelo una sorta di segreto di Pulcinella, che noi siamo in qualche modo anche mezzi parenti, perché mia mamma si chiama Cugliat, non che interessi, ma insomma lo dico perché magari qualcuno potrebbe anche ricordarlo e chiedersi perché non lo dicono, perché succede anche così. Allora, con Erika iniziamo un discorso che poi anche riprenderemo nel corso della stagione sulla critica teatrale, o quantomeno, meglio sarebbe dirlo, sulla progressiva assenza della critica teatrale dalle pagine dei quotidiani, dalle pagine peraltro di tutti i quotidiani, no, Erika, in fin dei conti. Nazionali, sì, e locali alla fine, cioè i nazionali hanno dato il là purtroppo e poi dietro sono andati quelli Si va locali. tutti quanti dietro. Quindi mentre resiste la critica, ad esempio per quanto riguarda i concerti di musica leggera, abbiamo paginoni su questo, resistono le recensioni dei libri perché dietro ci sono le case editrici, ovviamente. Qualcosa di musica classica resiste, ma ripeto, la critica teatrale in toto, quindi parliamo di danza, parliamo di prosa, parliamo di musical, è praticamente assente. Ogni tanto c'è qualche recensione e non si capisce neanche Il la criterio scelta, con cui. con quale criterio viene scelto perché recensire uno spettacolo piuttosto che una messa di spettacoli notevole. E questa è una perdita terribile dal mio punto di vista, perché il teatro è prima forma di conoscenza, no? E non scrivere è proprio una mancanza adesso di cultura che ci ferisce alla fine. Senti Erika, quando si può datare l'inizio di questa deriva? Un paio di stagioni fa, no? Almeno per quanto riguarda. Peraltro adesso chiedo, non è che noi cioè, dobbiamo per forza di cosa chiamare in causa il piccolo solo perché è lo strumento del quale anche noi ci serviamo, magari poi dopo anche spieghiamo perché e per come. Però a me sembra insomma, se non ricordo male, che appunto da un paio d'anni che progressivamente appunto ha incominciato a scomparire, grosso Diciamo modo. 2 anni, grosso modo, diciamo con l'avvento del tabloid, col formato tabloid, Ah, sì. la critica è sparita. Io avevo fatto presente questa cosa facendo parte anche del direttivo di Assostampa, ma appunto le risposte sono state l'avvento del tabloid. In realtà i giornali anglosassoni che scrivono di critica ampiamente hanno il formato tabloid e non l'hanno depennata. Il fatto che la televisione e la radio arrivino prima di noi, cioè della Sì, carta stampata, anche e quello, anche insomma. quello è relativo, e poi è stata chiamata in causa il web. Allora, ormai c'è questa contrapposizione tra web e carta stampata. Secondo me non sono in contrapposizione. Possono andare di pari passo. Il web può dare informazioni, ci sono dei siti teatrali molto buoni come Platealmente, di teatro, il Nastro di Knapp, ce ne sono tantissimi, no, tantissimi no, ma questi sono proprio E quelli, buoni, sì. ecco, di qualità, anche se scrivono comunque di spettacoli un po' di nicchia alla fine, forse anche un po' un parlarsi addosso tutto sommato, però ce ne sono. E il giornale, il quotidiano, invece, con il fatto che c'è il web, ha completamente tralasciato, diceva, ma tanto sono loro che fanno. Invece il quotidiano potrebbe fare degli approfondimenti. Cioè, sono due cose, ripeto, secondo me, che non sono in contrapposizione, possono andare di pari passo. Il web dà molta informazione, Certo, sicuramente sì. arriva prima del quotidiano, però il quotidiano può fare approfondimento. E questo adesso ormai sui quotidiani, e parliamo di quelli locali, parliamo della nostra Sì, regione, ma sì. ripeto, È là un l'hanno dato andazzo quelli che nazionali, sì. c'è o la presentazione o l'intervista. O l'intervista, sì. E quindi
Gioco Forza non c'è nemmeno, non c'è una, non c'è un'opinione critica, perché bene o male, insomma, non è che tu vai a intervistare uno per, diciamo, per sputtanarlo, insomma, no? Certo. Quindi chiedo scusa del francesismo. Tra l'altro, no, questo tipo di atteggiamento, questo tipo di atteggiamento, questa decisione, questa scelta da parte dei quotidiani, paradossalmente, perché poi questo è anche ciò che adesso sta venendo fuori e magari i telespettatori non riescono a capire molto, perché potrebbero dire, boh, vabbè, i teatri saranno appena contenti del fatto che non fai la recensione, eccetera. Laddove, al di là della recensione positiva o negativa, al teatro la recensione serve anche per avere un'opinione non più importante delle altre, ma leggermente più qualificata, per capire anche se certe politiche, se certi spettacoli, se certi, come dire, se certe strade che si incominciano a percorrere sono meno valide. Quindi Infatti, e questo viene a mancare questo, viene a mancare la memoria storica adesso, già non sì, essendoci più perché recensioni, non c'è più memoria storica, perché il teatro vive sull'attimo, tu vai a vedere lo spettacolo, poi te lo ricorderai tu, ma se poi non abbiamo nulla di scritto, io tra l'altro l'ho detto anche mille volte, anche questi teatri, se lavorano con i teatri all'estero, non hanno neanche più una rassegna stampa da presentare. No, mi hanno detto, certo, sì. ma che te frega? No, a me personalmente no, ma voglio dire, guardiamo un attimino in maniera un po' più ampia. Gli attori, se devono, gli attori, ballerini, registi, quant'altro, cioè se vanno all'estero, ma che cosa presentano? Ma al di là di questo, ripeto, c'è un problema alla fine, no, un problema, è anche positivo. Oggi il lettore vuole essere parte attiva. Sì. Adesso tutti danno le loro opinioni, c'è una democrazia culturale che per certi aspetti poi sarà anche positiva perché sono tutti attivi, tutti vogliono dire la loro, però dall'altra appunto manca, c'è questo depotenziamento di un giudizio che sia veramente attendibile. Ora, posto che il critico sacerdote non esiste più, Sì. e comunque la critica resterà sempre soggettiva, la critica ha avuto ha fatto degli sbagli, ma cioè da anni se ne parla. De Monticelli ne parlava nel 69 della perdita di ruolo della critica, quindi non è una È una cosa di cosa oggi, nuova. è una cosa veramente che ci portiamo dietro da anni, perché la critica ha avuto il suo peso, cioè è una critica faziosa, i critici non sono più solo critici, ma fanno parte dei CDA, fanno i dramaturg, fanno Sì, è gli vero. uffici stampa, no? Cioè il critico che scrive, che fa solo il critico, io faccio solo critica, per esempio, non faccio uffici stampa così o altre cose, ma è molto raro in effetti. D'altra parte poi bisogna anche aggiungere che oggi come oggi i collaboratori esterni, come sono io, come centinaia di altri miei Sì, colleghi, non siete. si possono permettere sicuramente di scrivere soltanto sui giornali perché i compensi variano da 5 euro, 10 euro, 15 euro. Poi Quindi dipende, poi so anche la trafila per essere pubblicati delle volte, che è un altro lì discorso. appunto, e tra l'altro si parla di critica teatrale, ma si dovrebbe parlare di cultura che non c'è più e si dovrebbe parlare anche di rispetto che non c'è Che più non c'è. all'interno delle redazioni. Allora, sicuramente i giornalisti che lavorano all'interno delle redazioni hanno delle difficoltà molto grosse, ce ne sono indubbiamente, però chi sta fuori sta molto peggio. E quindi se quando viene richiesto un articolo poi non viene pubblicato, questo non mi sembra che sia un comportamento corretto. Se si chiede un articolo di tot battute e poi lo si trova pubblicato dimezzato, e dimezzato anche in maniera Sì, perché molto poi dopo è così, logico, se dimezzi non è che c'è criterio. con titoli sbagliati, con tutta una serie di cose, cioè non fa bene. Certo che il giornalista oggi all'interno della redazione, più che il giornalista, fa l'impiegato alla fine, perché cucina i pezzi, taglia, cuce, sceglie i titoli, decide cosa mettere in pagina. Però
credo che non sia più un lavoro creativo come poteva essere un tempo, cioè quando noi abbiamo iniziato al Trieste, oggi c'erano gli impaginatori, voglio Sì, dire, no? vero, vero. Oggi Sì, ti ricordi, mamma mia. esatto, il giornalista deve farsi tutto praticamente, quindi ripeto, ci sono dei problemi molto grossi, però se non si parte anche dal rispetto all'interno delle redazioni, è inutile neanche parlare di critica teatrale alla fine. Senti Erika, tu vi hai accennato un po' di corsa, ma ribadiamo anche questo, perché ne parlavamo ieri mattina al telefono, no? Un testo, peraltro ne abbiamo discusso ieri con la protagonista e con il regista, come Una, che è un testo molto bello, insomma, piacevole, intelligente, eccetera. Anch'esso ha bisogno appunto di una recensione, certo. Perché oggettivamente questo testo rischia di presentarsi in giro senza nessuna pezza sì. d'appoggio, insomma. Non solo, ma appunto una delle funzioni della critica è far conoscere nuovi sì. testi teatrali, quindi nuovi autori, nuove compagnie. Adesso questo non succede non più. Succederà, non sì, ti fanno sì, neanche sì. recensire degli spettacoli grossi. Figuriamoci se dici, ma ho trovato una compagnia piccolina che recita in uno scantinato, se te lo fanno recensire. Sì, figurati. Cioè, Poi, tra l'altro, ecco, per esempio, c'è anche appunto il problema di una generazione di attori nuova che viene appunto, che viene dimenticata, che non viene scoperta, eccetera. Io cito uno per tutti che a me piace moltissimo, e al di là poi di quelli che sono gli attori che lavorano a Trieste, ma c'è Maurizio Nicolini che lavora con il Teatro Stabile di Bolzano, che è un attore bravissimo, anche molto intelligente nelle scelte, nell'approcciarsi alle cose. Lo conosciamo io e te, chi lavora, però lo conoscono pochi altri ed è veramente un peccato. Tu hai aperto una pagina, come si dice, state che io per questi termini ma sì, una sono, pagina Facebook, anche pagina io non sono Facebook. Molto tecnologica a dire il vero, però sì, ho aperto alla fine di ottobre questa pagina Facebook, Non cancelliamo la critica teatrale, perché, ripeto, credo fortemente nella funzione della critica. L'obiettivo sarebbe di raggiungere un 2.000, 3.000, quanti mila mi piace, mi piace. Ecco, per che giustifichi l'apertura di una pagina web da far firmare e presentare ai direttori delle testate, dei quotidiani nazionali e locali. La pagina va avanti molto molto piano, a oggi sono arrivata a 368 mi piace. È anche colpa mia, sicuramente, perché bisogna seguire, starci molto molto dietro. Io non ho tutto questo tempo per starci dietro. Al di là di questo, comunque, penso che sia importante aprire una finestra su questo argomento. La cosa che mi ha colpito invece è la totale assenza di dibattito. Quando io posto un link o faccio un commento su qualcosa, ci sono i mi piace, vedo quante persone hanno letto quel post o quel link, però non c'è dibattito. Qualche volta c'è qualcuno ribatte qualcosa, io a mia volta con una piccola partitina di ping pong ribatto, poi la cosa finisce lì. E lì sinceramente bisognerebbe trovare una chiave di volta perché si inneschi il dibattito, perché se no resta una cosa sterile fino a se stessa. E allora lì mi viene effettivamente il dubbio che forse la critica teatrale interessa veramente poco. Ci sono colleghi giornalisti, professionisti che lavorano all'interno delle redazioni che hanno ribadito in maniera proprio categorica che la critica teatrale è obsoleta, è morta. Tra l'altro si rischia però questo tipo di atteggiamento, questo tipo di trattamento sta almeno nei quotidiani nazionali, lo sta subendo anche il cinema, insomma, perché è meno evidente per certi aspetti, però... Scusa, ti interrompo, sì, sì. Perché proprio adesso a febbraio, se non sbaglio il 18 e il 19, a Bologna è stato fatto un convegno di 2 giorni sulla critica cinematografica e sul fatto che non ha più il peso di una volta di decretare il successo o l'insuccesso di un film. Sì. Quindi comunque è un problema sentito, è sentito però credo da una piccola minoranza. Sempre il 18 febbraio a Milano c'è stato un forum Ronconi-Cordelli, sempre su questo discorso, organizzato dal Piccolo Teatro di Milano,
dal supplemento del Corriere La Lettura su questo argomento. Loro hanno incentrato molto sul fatto, appunto, tanti lettori, tanti critici, no? Un Sì. po' su questo discorso e poi sull'avvento del web e su come la critica, appunto, la critica del giornale, del quotidiano si rapporta con il web. Diciamo che le cose sono cambiate in maniera proprio estrema, da una massima chiusura nel passato, adesso c'è una massima apertura, no? Ripeto, tutti possono parlare Certo, di sì. arte, no? Invece, ripeto, per tutte le espressioni della creatività, una critica ponderata, che dopo abbiamo detto può essere giusta, Beh, ben poi doverosa, dopo no? è bello Esatto, parlarne, insomma, però no? è utile. Potrebbe fare che i teatri non lasciano entrare comunque i giornalisti se non fanno poi dopo la critica, insomma, sarà allora là che levata di scudi. Vabbè, ma questo Sì, ama gli streaming, streamire se mi meglio, rimedi, è un altro certo. momento. Senti, Erika, parliamo un pochettino di teatro in senso lato, no? Ieri ero a fare la spesa alle Torri d'Europa e ho visto sugli schermi, quei monitor, le pubblicità del cinema, e ho visto che ci sono in arrivo quattro spettacoli del National Theatre. Tre ne ricordo sicuramente: uno è War Horse, poi c'è Coriolano, poi c'è, come si chiama, Re Lear, e ancora uno. E questa. Sono quelle iniziative che praticamente portano al cinema gli spettacoli teatrali del National Theatre. A Trieste ce ne sono già stati tre, se non mi sbaglio, The Audience, Frankenstein, che io ho visto, e anche un Amleto. Cosa pensi di questa curiosa prassi che sta prendendo sempre più piede? Perché poi, accanto a queste, ci sono delle iniziative che appunto tu puoi vedere a teatro, al cinema, la stagione della Royal Opera House, anche qualche balletto dal Bolshoi, eccetera, eccetera, a scapito di quella che è invece la distribuzione dello spettacolo, per esempio in home video, in DVD. Ma secondo me, ad esempio a Londra so che durante qualche prima danno proprio in contemporanea anche la Sì, visione dello spettacolo. Secondo me tutto porta acqua sì. al mulino, quindi può essere utile. Sicuramente lo spettacolo dal vivo dà delle emozioni che, ripeto, Beh, io ad sicuro. esempio al CineCity a Monfalcone, no, quello del cinema di Monfalcone, Forse non mi ricordo, Cinemax, sì, al insomma, sì. Cinemax, sì. E sono andata a vedere lo spettacolo, il film su tantissimi spettacoli del Cirque du Soleil, Ah, che io tra ok. l'altro li ho visti tutti a Las Vegas. Bellissimo, perché girato divinamente bene, ma vederli dal vivo sicuramente un'altra cosa. Sì. Però secondo me è utile, perché si era dibattuto qualche anno fa del fatto che la prosa non era più in TV, una volta c'era la prosa in TV, così, poi adesso l'hanno rimessa qualche volta a ore molto Sì. Sì, c'è tarde. un Rai satellitare Sì, c'è dove un si Rai può vedere. satellitare che le dà così. E sinceramente a me piace andare a teatro, Beh, devo sì. dire che Ma per TV, per quanto io ami il teatro, lo io spettacolo credo. in TV, boh, rende quel che rende, C'è insomma. questa cosa un po' curiosa, no? Che quando si è a teatro, insomma, lo spettatore fa da sé il proprio montaggio, no? Per cui potrebbe darsi che mentre c'è un'azione in primo piano, per tutta una serie di ragioni, noi siamo concentrati su ciò che accade in seconda. Tant'è vero che quando io ho visto questo Frankenstein alle Torri, sarei stato più curioso se ci fosse stata paradossalmente una telecamera unica che riproducesse, magari a seconda delle giuste, con le giuste proporzioni, il rapporto spettatori-palcoscenico del teatro, in modo che poi non c'era nessuno che mi faceva vedere quello che volevano che io vedessi, ma io potevo vedere quello che sceglievo io di vedere. Una concezione un po' balorda, mi rendo conto, ma secondo me è un po' straniante andare comunque in una sala cinematografica, magari, e vedere qualcuno che decide per te
le parti di teatro. Certo. È un po' strano, sono anche stato lungo nella descrizione, chiedo scusa, ma insomma. No, sicuramente perché comunque c'è una regia, no? Difatti, Televisiva, c'è la regia televisiva che è ovviamente, un po' fastidiosa. e che sovrappone quella teatrale. Anche perché non sono quasi mai gli stessi. Laddove invece il Globe Theatre continua a realizzare, adesso con una frequenza molto, molto maggiore, i DVD degli spettacoli, e là, insomma, è tutta una festa, insomma, perché insomma, poi sappiamo noi che quando si deve andare a vedere del buon teatro si deve andare assolutamente in Inghilterra, insomma, ma In anche qua, per Inghilterra, amor di Dio. ma anche qui, sì, infatti qui a Trieste arrivano Sì, tantissimi spettacoli difatti. del West End, forse no, qualcuno non Sì, si è accorto, diciamo, in qualcuno questa non si città, accorge. No, ma però è adesso insomma. così, voglio Adesso dire. arriva Cats, no? Tra Ci quanto arriva tempo? anche, La prossima settimana? Ah, è il 19 marzo, se non il 19. Sì, sbaglio, il credo 19. 19. Peraltro è molto bello perché l'abbiamo già annunciato, ma insomma giova anche ribadirlo all'interno del cast di Cats. C'è Come anche un italiano, Filippo Strocchi, che poi ha vinto anche il premio Massimini, e anche lui, non so se tu sarai anche sua amica su Facebook, immagino. No, come no? Io sì. E aveva scritto un post molto, molto bello, anche un pochettino malinconico, sulla vita degli attori di teatro, le audizioni, eccetera, eccetera. Insomma, penso che verrà anche a trovarci perché se no deve restituire il premio Massimini, e quindi ci spiegherà anche queste Beh, cose. a consolazione di Strocchi, però bisogna dire che anche grandi attori, cantanti, uno per tutti, Thomas Borchert, che era Sì, venuto anche a Trieste, come no. così, e che in Germania, in Austria, è il numero uno, anche lui deve fare le audizioni ogni No, volta. ma Strocchi diceva l'idea, no, del viaggio, vai in Sì, un'altra città, sicuramente era hanno una più su vita questo, pesante, ecco, sì, non tanto. comunque hanno una vita È pesante, una vita perché pesante. tra audizioni e girare sempre con la valigia non è Sì, poi proprio a il determinati massimo. livelli non è che giri, non so, tu sei di Milano e vai a Cosenza, qua tu sei di Milano e vai a lui, cos'è, San Nicolo, insomma, sono cose un Certo. po', vabbè che magari per come sono messi i trasporti in Italia è più facile raggiungere Londra che non Reggio Calabria, ma insomma, questo è un altro discorso. Volevo invece tornare Sì, sempre come no. un attimo al discorso della critica, no? Il fatto di depennare comunque la critica, non si parla più di teatro in maniera, diciamo, molto selettiva, no? Del teatro. Allora io mi chiedo anche, le istituzioni perché dovrebbero dare soldi di una cosa di cui non si parla? C'è anche Cioè, è questo. pericoloso dirlo perché questi anche ascoltano. No? Sì, però voglio Sì, dire. voglio dire, potrebbe essere Ci per. potrebbe essere anche questa insidia, e non solo, poi appunto, non parlando più di teatro, quindi il teatro alla fine sembra quasi non esistere. Certo, per fortuna Trieste e teatri sono pieni, quindi la gente ci va perché abbiamo una cultura, diciamo, secolare e via dicendo. Però pensiamo a tutti quelli che lavorano all'interno del teatro e a tutto quello che c'è Che fuori, ruota attorno, che sì. ruota attorno. Pensiamo ai trasportatori. Quindi alle autostrade, i pedaggi che vengono pagati, l'IVA che viene pagata su tutto quanto, Qua. cioè non sono discorsi. No, no, A no. una prima le signore vanno dal parrucchiere, magari si comprano Sì, l'abito c'è nuovo, poi ci sono i tutto un. bar, i ristoranti, cioè non si riesce a capire che è un'industria, no? E quindi, ripeto, comunque non parlando di teatro. Ripeto che può essere danza, può essere prosa, può essere musica, può essere qualsiasi aspetto appunto del teatro, veramente, a parte l'impoverimento culturale nostro che è veramente un suicidio, secondo me, ma poi va a decadere tutta una serie di altri introiti che forse non si sono resi ben conto che ci Sì, che sono, ci no? sono e che sì, oggettivamente fa tutto parte di questo mondo meraviglioso, insomma, visto sia da dietro le quinte che dalla platea, eccetera. Insomma, senti Erika, di questa stagione teatrale che si avvia, cosa penso che siamo arrivati oltre la metà, credo, no? Se Penso di sì. non mi sbaglio, adesso occhio e croce, mancano un paio di appuntamenti importanti, ma quantomeno per quanto riguarda la grande prosa, il grosso. E già, la prossima settimana c'erano tutti i miei figli di Arthur Miller, che io tengo molto a vedere perché reputo Arthur Miller il più grande commediografo del Novecento. Ma insomma, questi sono. C'è qualcosa che ti ha colpito anche in negativo, se c'è, dai, anche proprio per.
ci sono stati grandi spettacoli di prosa. Io Sì. adesso sinceramente non riesco ad andare a vedere proprio tutto, ma Beh, ad Riccardo esempio III è stato straordinario. Riccardo III io Non l'ho l'hai visto? perso, È stato straordinario. chiedo venia, ma questo l'ho Ah, proprio perso. Però ad esempio l'Arlecchino di Favino è stato un grandissimo spettacolo. In tante città non è stato capito, per esempio, Davvero? in Italia, sì. Perché si aspettavano l'Arlecchino. Vabbè, O forse sì. pensavano a Strehler, non lo so che cosa pensavano, però in tante città non è andato bene. Grandissimo spettacolo. Ma quest'anno devo dire che c'è stata una stagione di prosa veramente Sì, devo dire la molto, verità, molto molto, molto interessante. interessante e molto bella ed era anche una stagione non a rischio, ma certamente, insomma, c'era. Però forse già l'inizio con Cristicchi ha un po' Ha spazzato dato, via, sì. sì, ed è È stato veramente poi davvero, davvero un stato un crescendo. inizio esplosivo, diciamo, no? Poi adesso c'è Perché Slava, no? Mi pare anche, tra un non pochino ci adesso sarà quando c'è. Slava, ci saranno i Pilobulus che io ho visto a Vienna, tra l'altro con mio figlio che era incantato, e quindi da portare i bambini perché è veramente bellissimo. C'è una Cenerentola C'è una che quello sono un po' Cenerentola, così. sì, vediamo com'è, ma ad esempio appunto i Pilobulus con tutto questo gioco d'ombre che fanno, raccontano questa storia bellissima, non voglio anticipare niente, così è veramente E poi si chiude spettacolare. la grande di nuovo con gli Oblivion, questi matti che poi dovranno anche tornare a trovarci, insomma, perché è così. Allora, Erika, io ti ringrazio per essere stata con noi. Grazie a te. Di questo argomento, chiedo scusa, parleremo anche in seguito, invitando anche, come si chiama quel ragazzo giovanissimo, beato lui, Al blog. che ha il blog, Oscar so che si chiama, che è un nome che ricordo io specialmente in questi giorni. Mi pare Oscar Serra, se non mi sbaglio, adesso sarà tutto un altro nome, ma fidatevi a me. Oscar si chiama, su questo non c'è dubbio. Grazie ancora allora Erika per essere stata con noi, Grazie a voi. noi ci vediamo a teatro. Adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità, subito dopo torniamo parlando invece di un'altra realtà triestina che funziona talmente bene. Che gli orari di apertura di alcune strutture sono state ampliate e parliamo cioè delle biblioteche comunali. Ci vediamo, tra un paio di minuti, subito dopo la pubblicità.